Cara, allora, che colore mettiamo oggi? Ma facciamone come la volta scorsa. Ma sempre lo stesso colore vuoi mettere? Ma dai, ma cambia un po', su! No, cioè, scusami un attimo, Katia, ma sarò libera di scegliere. Cioè, se io voglio mettere il rosino nude per tutta la vita, lo metto, va bene? È il mio colore preferito. Non mi piacciono gli altri smalti, non li voglio mettere. Cioè... Allora, Katia, te lo dico subito, me le devi fare più lunga. Troppo corte me l'hai fatta l'altra volta, ma ti pare? Cioè, riesco ancora a fare troppe cose, capito? Così voglio proprio, capito, di non riuscire a raccogliere le cose. Proprio quelle cose, capito, che dici, wow, ho le unghie lunghe. Come colore me le fai... Ma tu me la riesci a fare così come la maglia? Però, sai cosa? Va bene il leopardato sul rosa, però anche coi brillantini, capito? Ma non argentati, oro. Guardami bene. Secondo te io mi metterò mai uno di questi colori? Per me esiste solo il nero. Nera come la mia anima. Nero come il periodo d'inferno che sto passando. Ma che lunghe, io le voglio corte. Così corte che si deve vedere la carne. Che si deve vedere che me le mangio. No, 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 non togliere le pellicine. È il mio passatempo preferito. Tesoro, come facciamo le unghie oggi? Bel problema, perché ne ho tanti di colori in mente e è difficile scegliere. Ho scelto quell'arancione un po' ciliegia. Ecco, quello lì, dai. Mi sa che ho cambiato idea, perché, ti spiego, devo andare a un matrimonio e ho un vestito azzurrino. Quindi ho pensato che magari il lilla, questo qui, non ci sta meglio con l'azzurro, eh? Meno male che non mi hai fatto l'altra mano perché voglio cambiarlo. Quello lì com'è? Blu notte? Blu scuro? Bello! Quello lì le voglio fare così. Sì, sì, giuro che non cambio più. Va bene, amore, dai, dopo ti chiamo appena esco. Ciao, ciao, ciao. Ma dai, ma tutti i capelli tra le unghie, ma come hai fatto, dai? Ma Katia, ti giuro che non sono stata io, ma te lo giuro. Ma ti pare che mi metto le mani tra i capelli mentre faccio le unghie poi, cioè? No, cioè, Katia, non l'accetto, guarda. 60 euro di ricostruzione dopo una settimana mi cade l'unghia. Ma ti giuro che non sono stata io, va bene? Cioè, è stata al massimo la lavatrice, il frigo e tutte le cose che mi sono venute addosso alla mia unghia. Cioè, guarda! Katia, tu mi credi? Ho passato un periodo proprio, guarda, ma brutto. Così sì, brutto, tesoro, però, che dammi cioè... la mano. Devo proprio demoralizzare. No, aspetta un attimo che devo finire il discorso, sennò, cioè, devo gesticolare, sennò non mi capisci. Mi arrivo all'outlet l'altro giorno, minchia, lo vedo con una che era quella proprio che mi stava sulle palle all'inizio. Allora, sono le 4 e mezza, detto, se mi sono dai le mani, non posso... Aspetta un attimo, Katia, le unghie me le fai dopo, fammi parlare. Ci ho detto, tu non mi vedi più, ma neanche in cartolina, bello. Ti prego, non farmi del male, non me lo merito. La lima no, ti prego. No, Katia, ti supplico un minuto di pausa. Mi esce sangue, vero? Oh, disinfettami. Se vedo il sangue muoio. Ma non è una lima, questa è un cacciavite, cacchio.